Era una magnifica mattina di primavera e i nostri due innamorati passeggiavano felici lungo le rive di Notre Dame. Guardate, Agnès, qui la gente viene a tirare con l'arco. Ma è un gioco molto volgare, Pierre. Duregar, fedele alleato di Dieu d'Amour, aveva 5 frecce dorate e un vecchio arco nodoso. Dovreste cimentarvi in imprese ben diverse per essere padrone del mio cuore. Tuttavia, mio zio Nogaré deve pensare che io sia meritevole per avermi affidato una missione così importante. Bella missione, custodire una lettera. Si tratta di una lettera molto importante. Mio zio mi ha fatto promettere di non mostrarla a nessuno. Suppongo di appartenere alla schiera di questi nessuno, ma se mi amaste veramente, vi sareste fidato di me. Ma certo, farò una rapida occhiata per vedere se si tratta di una lettera ufficiale. Fate ciò che volete, non mi interessa. Venite, Agnès, vi farò vedere. Siete molto fortunato, mio caro Pierre. Ve l'ho detto, è un gioco da bambini. Sarete presto in grado di trafiggere i passeri, mio caro Pierre. Vi lascio ai vostri giochi infantili. A più tardi, Pierre. È chiaro che le frecce di Pierre non ebbero l'effetto sperato sulla bella Agnès. Il negozio di Jacques sembrava ormai il posto di ritrovo preferito dell'intera corte di Francia. Sto cercando un meccanico che possa riparare questa macchina. È un congegno automatico realizzato dal mio povero fratello. Signore, come vi ho detto, ho cercato il suo corpo dappertutto nel cimitero, ma non sono riuscito a trovarlo. Molti di questi pezzi sono stati eseguiti da me, ma non ricordo esattamente come fare per metterli insieme. Funzionava insieme a una clessidra, ma uno dei pezzi è mancante. Il problema con le clessidre è che in inverno gelano. Adam aveva inventato un meccanismo per sostituire l'acqua, ma non l'ho mai visto in funzione. Perfetto. Manderò qualcuno a prenderlo. Se trovaste il meccanismo di vostro fratello, venite a trovarmi. Jacques tremò per la furia repressa. Nogaré era l'ultimo ad aver visto Adam vivo.
E inoltre il consigliere stava usando le invenzioni di Adam come se gli fossero appartenute, se solo fosse stato meno potente. Rosamond doveva essere discreta ma attenta. Nel suo costume teatrale era molto riconoscibile. La guardia si accorse di ciò che stava tentando di fare e la cacciò dal palazzo. Rosamond doveva essere discreta ma attenta. Nel suo costume teatrale era molto riconoscibile. La lettera portava il sigillo personale di Nogaret. Doveva essere quella che cercava il perfido frate.